Ripartire vuol dire cercare di far ripartire, aiutare, dare una piccola mano a tutta una serie di realtà che stanno faticando in questo momento nel campo educativo, la cosiddetta comunità educante, associazioni e scuole, una rete di associazioni e scuole che stiamo cercando di sostenere in questo momento molto difficile di passaggio e l'augurio è che si riesca a fare qualcosa nei prossimi mesi. Ci rendiamo conto che la sfida è molto difficile, quindi ci siamo dati un tempo lungo, quindi stiamo cercando di costruire dei progetti che abbiano un tempo di 3-4 anni. Io penso che la ripartenza vada pensata nel lungo periodo, non possiamo immaginare nello scenario che abbiamo di fronte di poter ripartire domani. In parte ha già risposto, ma le chiedo un approfondimento. Per voi quanto è importante e quanto è strategico sostenere realtà che fanno comunità educante, educazione non formale e presidio sul territorio? È il senso stesso del nostro lavoro, è l'obiettivo, facciamo questo, crediamo che il problema italiano è che ci siano, la ricchezza italiana è che ci sono tantissime realtà, il problema è che spesso non fanno sistema, si lavora spesso a fianco su territori limitrofi senza condividere pratiche, senza avere occasioni di scambio di formazione. Il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di favorire questo tipo di percorsi di avvicinamento, di collaborazione, di cooperazione e coprogettazione sui territori. Grazie davvero.